Fonti Instant Focus, e allora è il giorno del giuramento di Mattarella, il Mattarella bis, il presidente della Repubblica è nell'aula di Montecitorio, ha prestato giuramento e adesso sta tenendo il suo discorso. Ha fondamentalmente detto: è per me una nuova chiamata in attesa. Poi tornerò su questa parola, alla responsabilità alla quale tuttavia non posso e no, non ho inteso sottrarmi. Andiamo un istante a Montecitorio, vediamo che cosa sta accadendo. Ci sono tantissimi applausi dall'aula della Camera e poi. Poi naturalmente cominciamo a parlarne. Andiamo. Piaga profonda, inaccettabile, che deve essere contrastata con vigore e sanata con la forza della cultura, dell'educazione, dell'esempio. La nostra dignità è interrogata dalle migrazioni, soprattutto quando non siamo capaci di difendere il diritto alla vita, quando neghiamo nei fatti dignità umana agli altri. È anzitutto la nostra dignità che ci impone di combattere senza tregua la tratta e la schiavitù degli esseri umani. E ovviamente sta facendo un discorso d'insieme Sergio Mattarella in questo nuovo avvio del settennato, saranno 7 anni, sarà solo un periodo di transizione, insomma, cerchiamo di ragionare su tutto quello che sta accadendo anche alla politica nei palazzi della politica. Io saluto in collegamento con noi dalla redazione del quotidiano Libero il direttore editoriale Vittorio Feltri. Vittorio, grazie per essere con noi, buon pomeriggio. Grazie a voi, un saluto cordiale a tutti. Bentrovato. Allora, stai seguendo il giuramento, cioè il discorso di Sergio Mattarella? Me ne guardo bene perché so che questi discorsi rituali sono tutti uguali più o meno, sono anche noiosi, retorici e anche annaffiati di conformismo, per cui non lo seguo anche perché lo immagino e credo anche di non sbagliare. Allora, direttore Feltri, Mattarella ha detto che per lui è stata una chiamata in attesa. Era veramente in attesa questa chiamata, appunto richiamata al Colle di Mattarella? O si poteva immaginare, vista insomma, visto il che i partiti politici si sono presentati all'appuntamento dell'elezione del presidente senza avere un nome condiviso? Sì, in effetti non sapevano come cavarsi d'impaccio, hanno dovuto ripescare Mattarella perché non sapevano che pesci pigliare, questa è la verità. Mattarella mi ha sorpreso perché dopo aver detto 15 o 16 volte che non intendeva rimanere al Quirinale, ha fatto una giravolta ed ha deciso di rimanere al suo posto. A me questo un po' dispiace perché sarà perché io sono bergamasco, un montanaro, e quindi quando do una parola la mantengo. Mi sforzo di mantenerla anche a costo di un sacrificio. Invece Mattarella ha fatto una giravolta e adesso noi ci ritroviamo al Quirinale una minestrina riscaldata. Infatti, tu l'hai definita proprio minestra riscaldata. Avevo proprio preparato anche un titolo su questo e ti avrei richiesto: è una garanzia il fatto, perché poi dopo andiamo anche a parlare del governo, o è una minestra riscaldata? No, confermi questo. Nonostante questo abbia dato la possibilità di tenerci Draghi al Quirinale? Scusami, a Palazzo Chigi, non al Quirinale, ovviamente, Draghi. Io personalmente avrei messo Draghi al Quirinale e a Palazzo Chigi un uomo indicato dal Presidente della Repubblica, appunto da Draghi, qualora fosse stato eletto, un uomo di sua fiducia che avrebbe garantito la continuità del governo. Mi sembrava la soluzione più logica. Invece, purtroppo, i partiti italiani che sono in stato di confusionale non hanno saputo fare altro che riconfermare Mattarella, al quale va tutta la mia stima. Io non ho niente contro nessuno, però insomma, questa operazione ha anche degli aspetti comici che io non riesco a digerire. Ma rispetto a quello che hai detto poco fa, no? Che ti sei rimasto un po' deluso da Sergio Mattarella per la decisione, no? Cioè perché è tornato sui suoi passi, ma ti faccio una domanda un po' marzulliana, per così dire. Mi prendo un attimino i diritti di Marzullo. Ma è stato più deludente lui ad accettare o è stata più deludente la politica?
politica che, nonostante peraltro aver saputo e aver sentito da Mattarella che non voleva assolutamente restare al Quirinale, essere invece andato in ginocchio a pregarlo di restare, insomma, ecco qua la domanda marzulliana. È un bel match, perché la politica è incapace di tutto, lo abbiamo visto, i partiti non sono in grado di neanche di pensare alla società civile, che era ricca di personaggi importanti a cui ci si poteva rivolgere per fare il Presidente della Repubblica. Invece la politica guarda solo sul proprio ombelico e quindi sceglie sempre qualcuno del palazzo. Questo è sbagliato. Il Presidente della Repubblica poteva essere un personaggio importante della cultura. Io ho fatto l'esempio di Riccardo Muti, che è un signore internazionale, che il mondo ci invidia, e avrebbe potuto, visto anche che trattasi di persona molto colta, dare una svolta anche alla politica del Quirinale. Invece nessuno ha pensato alla società civile e c'è stato il ripiegamento su Mattarella, contro il quale, ripeto, non ho niente, però sono rimasto sorpreso dal fatto che sia venuto meno a un impegno, a una parola che solennemente aveva dato prima che scadesse il suo mandato. Anche perché è un po', io l'ho detto più volte, deprimente pensare che non ci fossero personaggi di alto profilo, no? Che potessero prendere il posto di Mattarella. Cioè, è un po' triste a questo punto per noi italiani, intendo dire, lasciamo un attimo da parte le dinamiche politiche, insomma, pensare davvero che non ci fosse qualcuno in grado di rivestire quel ruolo. Esattamente quello che penso anch'io, il problema è questo. Dopodiché, vabbè, teniamoci, Mattarella non è una tragedia, no? Però vorrò vedere cosa potrà fare l'anno prossimo, quando si svolgeranno le elezioni politiche, da cui non si sa che risultato potrà sortire. Vorrò vedere come cavolo farà Mattarella a riformare una maggioranza in grado di sostenere il governo. Tra l'altro, Draghi non credo che sia disposto a tutto e al contrario di tutto. Quindi andiamo incontro a un periodo molto turbolento e vedrete che l'anno 21, dopo le elezioni politiche, sarà, come si dice, diciamo volgarmente, un gran casino. Ma il precedente caso di Napolitano, no? Quando ha deciso di accettare il Napolitano bis, lui aveva detto, però io non resto, cioè, insomma, aveva fatto capire che non sarebbe rimasto per altri 7 anni, quindi non per un altro settennato. Su Mattarella cosa pensi, direttore? Cioè, rimarrà per 7 anni o anche lui, per esempio, l'anno prossimo, quando si andrà alle elezioni politiche, lascerà e quindi farà solo da caronte in questo anno, sicuramente turbolento, come hai detto anche tu? Ma questo però sinceramente non lo posso sapere, perché mi è difficile entrare nella testa di Mattarella e soprattutto anche nei suoi sentimenti. Credo che lui sia consapevole del rischio a cui va incontro. Certo è che se poi l'anno prossimo ai problemi della formazione del nuovo governo si aggiungesse anche il problema dell'inquilino del Quirinale, sarebbe un caos totale. Mi auguro che l'Italia non si metta in queste condizioni, anche se con questa classe politica c'è da aspettarsi di tutto. Una classe politica purtroppo scaduta, che non è in grado assolutamente di fare delle scelte intelligenti, e diciamo che la preoccupazione maggiore del Parlamento è conservare la seggiolina, l'indennità di carica, la pensioncina, insomma siamo di fronte a un panorama veramente squallido che non ci consente di fare neanche delle previsioni, perché come si fa a sapere cosa frulla nella testa di questa gente? Ma il centrodestra è davvero esploso con questo Mattarella bis, perché insomma abbiamo sentito parole molto dure arrivare dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, no? Che ha detto adesso sta a me rifondare il centrodestra. Il centrodestra non esiste più, questo me l'ha detto anche un altro esponente di Fratelli d'Italia, con Salvini che è stato considerato un po' colui che ha rovinato tutto proprio per come ha agito durante la scelta dei nomi da proporre proprio per il Quirinale. È distrutto, non esiste più, tu la pensi così, il centrodestra? In effetti la decadenza di Salvini mi addolora, anche perché ero convinto che fosse un uomo provveduto, e invece quello che è successo in questi giorni purtroppo mi induce a pensare il contrario. Il povero Salvini, capo della Lega, io ricordo quando c'era Bossi,
che aveva un motteggio abbastanza grottesco, cioè diceva che la Lega ce l'ha duro, adesso invece la Lega c'ha il Covid, e questo mi sembra veramente il segnale di una decadenza mostruosa. Il povero Salvini, io credo che adesso sia in enormi difficoltà, e mi auguro che si riprenda, però insomma, da quello che sta accadendo temo che ciò non possa accadere. Ma quindi ne esce vittoriosa Giorgia Meloni? Vabbè, quello è evidente, è un trionfo per la Meloni, che è una persona intelligente, che ha la schiena dritta, non ha mai cambiato la linea, ha sempre detto quello che tutti noi sappiamo, e si è comportata coerentemente. Io ho grande stima per la Meloni, al di là, diciamo, delle sue idee politiche, che poi non sono così strane, nessuno può accusarla di fascismo, di queste stupidaggini. È una donna intelligente, è una donna tosta, brava, che ha tenuto la barra dritta ed è l'unica che è riuscita a rimanere all'opposizione con delle argomentazioni che si possono condividere o no, ma vanno rispettate. Quindi brava Giorgia Meloni, e ormai dobbiamo affidarci a lei nella speranza che l'opposizione possa anche suggerire soluzioni al governo che non siano quelle banalità che ci sono state somministrate fino adesso. Allora, un'ultima cosa che ci porta a una questione che vediamo comparire anche in sovrimpressione, per andare a fare un bilancio di tutta la politica, perché poi il centrodestra è sicuramente emerso nella sua fragilità da questo punto di vista. Dall'altra parte, cosa possiamo dire? Cioè, chi esce con le ossa più rotte a questo punto dal post Quirinale? Cioè, anche nella sinistra cosa hai visto? Che cosa ti ha rimandato questa partita del Colle? Ma diciamo che la sinistra ha rivelato la propria debolezza, tant'è vero che ha appoggiato in modo addirittura entusiastico la direzione di Mattarella. Ripeto, io non c'ero nulla con Mattarella, la questione è un'altra. È che bisognava dare una svolta al paese, e questa svolta non c'è stata. Quindi ci adagiamo su Mattarella e quindi anche su schemi politici del passato che non sono stati brillantissimi. Io immagino che Draghi riuscirà per un anno a tenere brillantemente la sua posizione, però poi ci saranno le nuove elezioni e da lì non sappiamo cosa uscirà, quindi non sappiamo quale sarà la prossima maggioranza, quindi il problema è questo in sostanza, perché un anno è vero, è lungo da passare, ma passa, e quindi quando arriverà il momento delle elezioni l'anno prossimo ne vedremo delle belle o delle brutte, immagino che ne vedremo delle brutte. Ti stavo proprio chiedendo se però tutto sommato sei, forse te l'ho chiesto anche prima ma poi ci siamo messi a parlare di altro, se sei contento che Draghi comunque guidi il paese e se nonostante l'anno turbolento riuscirà a fare, perché sai ci sono anche in gioco tante riforme, c'è il piano europeo, il PNRR, bisogna comunque mettere a frutto, no, tutto quello che ci sta dando anche l'Europa, che peraltro dovremmo tornare, perché poi anche io e te ne abbiamo parlato più volte, non è che ci stanno regalando niente, ma proprio per proprio per questo però, no, bisogna anche gestire bene le risorse, ce la faremo, perché poi purtroppo è quello il nostro problema a volte, che non è che non abbiamo idee, non sappiamo dove andare a parare, ma non ci arriviamo per mille motivi poi alla fine. No, però il problema si pone secondo me in termini diversi, perché Draghi è una garanzia di serietà, di competenza, di bravura, quindi non è di lui che io temo, è tutto l'ambaradan che gli sta attorno che non mi infonde grande fiducia, quindi il problema, ripeto, non è Draghi ma tutto il resto, allora stiamo a vedere cosa succederà. Il Parlamento abbiamo visto che non è in grado assolutamente di fare delle scelte opportune, perché è un Parlamento scosso dalla paura di perdere la cadrega, come si dice a Milano, e quindi agisce in un modo molto, molto personalistico. Però insomma Draghi in effetti sarà in grado di tenere il timone del governo, però sarà dopo, cioè io ripeto ancora una volta che il problema si porrà il prossimo anno, ma i problemi che sono lontani non è che non sono problemi, sono problemi incombenti.
Assolutamente sì. Direttore, ci vediamo presto per il nostro Parola al Direttore qui sulle Fonti TV. Ti aspetto perché ti vedo sempre volentieri perché sei bellissima. Grazie, grazie a Vittorio Feltri che ringrazio anche per questo collegamento naturalmente e a presto con il nostro format Parola al Direttore. Grazie ancora Vittorio, direttore, buona giornata.